usate chitarra e tambur, perché sta musica s'atta cagnà. Simma brigante, facimma paura. La storia, la tradizione gastronomica, il culto, il passato, la location. Una commistione di generi e atmosfere che diventano cornice indispensabile per immergersi appieno nell'atmosfera. Spoltore regala una 3 giorni dedicata ai briganti, o meglio alle notti della brigante, avvolte nel mistero e nella leggenda per la sua 3ª edizione. La particolarità è che soprattutto attribuisce anche molto lustro al nostro territorio è quella della rievocazione storica e soprattutto una rilettura del fenomeno del brigantaggio post riunificazione d'Italia. Quindi devo dire che oltre alla, diciamo, le tradizionali manifestazioni del periodo si aggiunge questo elemento di contenuto storico molto molto importante che l'anno scorso tra l'altro, oltre manco a dirlo ai media locali, ha suscitato interesse veramente di livello nazionale. Un percorso che affascina migliaia di turisti ogni edizione, turisti che accorrono da fuori regione per vivere appieno tutto il folklore di una terra che per 3 notti torna indietro di 1,5 secoli e racconta il vivere dei temibili briganti in una chiave leggendaria. La storia la scrivono i vincitori, noi invece vogliamo dire che all'indomani del 1861 c'è tutto un mondo che continuava ad andare avanti ed era il mondo che non si arrendeva all'idea di questo nuovo concetto d'Italia, un'Italia che è stata creata con l'invasione di un regno che comunque era unito da ben 800 anni. Questo lo diranno scrittori e giornalisti come Pino Aprile, che sarà presente da noi a presentare il volume Il Sud Puzza, oppure un filologo di glottologia tedesca come Erminio Di Biase, che ha tradotto per primo l'Inno dei Briganti scritto proprio sulle pendici della Maiella.